la meccanica dei mezzi pubblici. Okay. Quindi, in particolare noi parleremo di un capitolo specifico della meccanica dei mezzi continui, che è la meccanica dei solidi. Per prima cosa noi dovremmo dire che cosa intendiamo per mezzo continuo. Che cos'è un mezzo continuo? In realtà, voglio dire, noi quando abbiamo già trattato nelle lezioni precedenti il problema della trave, già abbiamo avuto un'idea di che cosa sia un mezzo continuo, va bene? Non l'abbiamo detto specificamente, ma ci siamo dovuti aver fatto un'idea già ora. Adesso cerchiamo di inquadrarlo e dargli un significato specifico, anche diciamo da un punto di vista un po' matematico, ok? Allora, per mezzo continuo, questa è solo una definizione che ve la dico così, non c'è nulla da scrivere in pagina. Per mezzo di continuo si intende un oggetto, un corpo, va bene? Costituito da punti materiali e per i quali c'è un'applicazione bionivoca tra il punto materiale e la sua posizione intesa come uno spazio di R3. Quindi il corpo continuo è un qualche cosa che ha la densità dei numeri reali alla terza. Bene? Nello spazio di idea. Questo significa che se noi, ovviamente questo è assolutamente un'astrazione, se noi prendiamo questo nostro gessetto, va bene, noi lo possiamo immaginare che possa essere modellato, modellato in maniera astratta, come un mezzo continuo, come un solido continuo, utilizzando le parole che abbiamo scritto alla mano, questo gessetto. Ma nella realtà dei fatti sappiamo anche benissimo che il gessetto è porosissimo, è molto poroso, ci saranno un sacco di vuoti. Se noi lo immergiamo nell'acqua, l'acqua andrà a saturare questi vuoti, quindi non è realmente un mezzo continuo, è un mezzo assolutamente discreto, bene, con tanti vuoti. E la stessa cosa la si può dire per altri tipi di materiali. Anche il calcestruzzo è un materiale che ha tanti vuoti nell'interno. Allora, fatemi un esempio contrario, di un materiale che, per esempio, si può più avvicinare all'idea di un mezzo continuo. Un materiale dove, per esempio, i vuoti sono di meno, sono pochi, o almeno non ci sono, non ci sono per niente. Fatemelo voi un esempio, un materiale che... il metallo. Il vostro vede dice un metallo, però sì, è vero, e questo può essere plausibile quello che dice, però se noi anche nel metallo andiamo a guardare sempre più da vicino, distinguiamo un reticolo, bene, distinguiamo un reticolo più o meno organizzato, ma un reticolo in cui ci saranno dei nuclei a una certa distanza tra di loro e il più la maggior parte del volume occupato dal vostro oggetto di metallo è in realtà vuoto, anche quello. Ok? Invece il nostro oggetto ideale è un oggetto nel quale in qualsiasi livello noi andiamo troviamo una materia con una sua certa densità. È sempre pieno, va bene? Con una sua certa densità. Con questo noi intendiamo un mezzo continuo. Ok? Allora, immaginiamo di avere questo oggetto, il corpo. Il corpo io normalmente lo disegno così più o meno a forma di patata, va bene? Per dire che è un oggetto tridimensionale di forma qualsiasi. Va bene? Questo corpo ha un nome, lo chiamo omega, va bene? E questo corpo al tempo t0 avrà una certa posizione, va bene? Quindi al tempo t0 avrà una certa posizione che noi chiamiamo configurazione C0. Va bene? Dovendo pensare a alla cinematica di questo corpo, noi dobbiamo pensare a questo punto che questo corpo con il passare del tempo possa cambiare configurazione.
ok? Al tempo t il corpo omega si troverà in una nuova configurazione che noi chiamiamo C, che è la configurazione, diciamo, corrente. Va bene? Siamo nell'istante t, questo è l'istante t, e il corpo si trova nella configurazione C. Va bene? Come vedete, io a questo corpo non solo gli ho cambiato la posizione dal tempo t0 al tempo t, ma gli ho volutamente cambiato anche un po' la forma. Non so perché questo corpo è andato da questa configurazione a quest'altra configurazione. In questo momento non mi interessa sapere il perché. Voglio solo studiare l'aspetto geometrico del cambiamento di configurazione. Va bene? Questo studio dell'aspetto geometrico del cambiamento di configurazione si chiama analisi della deformazione ed è quello di cui parleremo sostanzialmente oggi, e non solo oggi ma anche nel pomeriggio e probabilmente ancora giovedì. Analisi della deformazione, ok? Allora, siamo nella configurazione indeformata, va bene? Andiamo nella configurazione indeformata e scegliamo un punto, uno qualsiasi, quello che vogliamo, d'accordo? Questo punto è un punto materiale, cioè un punto dell'oggetto materiale, va bene? Questo punto occupa questa posizione, va bene? La posizione io, per esempio, posso individuarla con una lettera che io chiamo T0. E questo punto della geometria, dello spazio geometrico P0, è individuato da un vettore. Bene. Questo è un vettore posizione, questo è l'origine del mio sistema. Allora, il vettore posizione, il vettore X è il vettore posizione del generico punto. Va bene? Nella configurazione iniziale, C0. Bene, del punto materiale, ho scritto di P, scusate, di P0, l'abbiamo chiamato P0, bene, di P0, nella configurazione iniziale P0, C0. Ok? Al tempo T, il corpo ha cambiato configurazione, il nostro punto materiale ovviamente non si troverà più nella stessa posizione, avrà cambiato posizione. E mettiamo che la nuova posizione del punto materiale sia questa, occupata da questo punto materiale, sia questa, e la chiamiamo P, questa nuova posizione. Il punto materiale è sempre lo stesso, naturalmente, è la posizione che sta cambiando. D'accordo? E il vettore posizione di questo punto materiale lo indichiamo con Y nella configurazione attuale C, quindi Y è il vettore posizione, diciamo, dello stesso punto materiale, sempre di P0, in C. Bene, ovviamente c'è un po' di abuso di notazione, perché con P0 qui ho indicato sia il punto materiale che la posizione del punto materiale nello spazio di idea. Qui il punto è sempre P0, però la sua posizione è P, è un'altra, ha cambiato posizione. Bene, il punto materiale è sempre quello, è naturalmente. Ok? La cosa che possiamo immediatamente, ed è una cosa assolutamente intuitiva, che possiamo immediatamente introdurre, è lo spostamento. Lo spostamento del nostro punto, va bene? Lo spostamento è U, che è dato dalla differenza tra la posizione corrente, quella attuale, va bene, e la posizione iniziale.
ovviamente al cambiare del tempo, al variare il tempo, il nostro oggetto cambierà configurazione. Va bene? E naturalmente ancora al variare del punto che prendiamo, avremo che il valore della y assumerà un valore diverso, sarà diverso. Quindi in generale noi quindi questo vettore posizione lo possiamo descrivere come una funzione che dipenderà, questa y è una, in realtà appunto una funzione che dipenderà dal punto che ho scelto, x, bene? Al variare di x cambierà y ovviamente, e dal tempo. Questa funzione si chiama funzione cambiamento di configurazione. Allora, l'analisi della deformazione che noi studieremo, un modello molto specifico per quanto riguarda l'analisi della deformazione, un modello particolare, assolutamente molto utilizzato, grandemente utilizzato dagli ingegneri, per lo più gli ingegneri utilizzano questo modello, bene, che andremo di noi a parlare, ed è il modello di Coscini. L'idea fondamentale sulla quale è basato il modello di Coscini è la seguente, che la variazione di forma del nostro oggetto, cioè quello che noi andremo a intendere, a capire, a dichiarare come deformazione dell'oggetto, dipende dalla possibile variazione di distanza tra i punti. Anche questo concetto non dovrebbe essere assolutamente nuovo per voi, no? Perché quando avete studiato i corpi rigidi e la cinematica dei corpi rigidi, la prima ipotesi che si faceva era qual era? Era che nell'ambito di un moto rigido la distanza tra i punti del vostro oggetto rimaneva la stessa, non cambiava. Bene, questo era il moto rigido. Allora, se vogliamo rimuovere l'ipotesi di rigidità, bene, e vogliamo pensare alla possibilità di deformazione del nostro, di cambiamento di forma del nostro oggetto, dobbiamo appunto rimuovere l'ipotesi che la distanza rimanga la stessa. E quindi noi pensiamo che la deformazione, il cambiamento di forma, sia dovuto sostanzialmente, anzi unicamente, devo dire la verità, alla possibile variazione di distanza tra i punti. Prendiamo due punti qualsiasi, una coppia di punti qualsiasi. Se accade che la distanza, durante il cambiamento di configurazione, se accade che la distanza tra tutte le possibili coppie di punti che possiamo prendere nel nostro corpo è rimasta inalterata, allora vuol dire che il cambiamento di configurazione ha dato luogo a un moto rigido. Al contrario, se cambia queste distanze, ci sarà una deformazione, un cambiamento di forma dell'oggetto, una deformazione. Bene? Allora, questa funzione cambiamento di configurazione, questa y, che appunto, vi ripeto, è una funzione che dipende dalla posizione iniziale del punto, cioè dal punto materiale che stiamo considerando e dal tempo, deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Bene. Allora, i requisiti fondamentali li mettiamo nella lavagna di sotto. Allora, il primo requisito fondamentale che noi richiediamo è la continuità. Che significa continuità? Allora, immaginiamo di
prendere il nostro oggetto, il nostro corpo, nella configurazione C0, di nuovo lo stesso corpo, nella configurazione deformata C. Bene? Ok? Immaginiamo di prendere due punti, diciamo in qualche modo fra di loro vicini, che io chiamo P'0 e P'0, e questi stanno ovviamente nella configurazione C0, bene? E che saranno ovviamente individuati da due vettori posizione, ancora una volta, va bene? E questi due vettori posizione saranno questi due, x', x', va bene? A deformazione avvenuta che cosa accade? Che il punto P'0 si trasferirà in una nuova posizione, chiamiamola P', e il punto P'0 anche questo in un'altra nuova posizione, chiamiamola P', e diciamo che stanno qui. Va bene? E questi punti nello spazio intero sono individuati da due vettori posizione che, come al solito, andiamo a denominare y' e y'. Va bene? Allora, immaginate questo processo adesso. Che cosa accade quando prendiamo in questi due punti sempre più vicini fra di loro? Che cosa accade naturalmente ai punti trasformati, cioè ai punti di primo e di secondo? E se i punti inizialmente sono sempre più vicini tra di loro, noi ci aspetteremo che anche i trasformati diventino anche quelli sempre più vicini tra di loro. Bene, questo è un requisito, diciamo così, di continuità di questa funzione. E questo requisito, da un punto di vista, come dire, matematico, si scrive così. Se facciamo il limite per x' meno x', in norma che tende a 0, bene, della norma di y' meno y', questa quantità deve tendere a 0. Bene. Un altro requisito. Il secondo requisito è quello che noi chiamiamo di monodromia. Semplice intuire, adesso vi farò vedere che cosa intendiamo, è molto semplice capire questo requisito, perché ha un significato fisico molto evidente. Va bene? E come al solito vi disegno i due schemi nella configurazione C0 e C, va bene? Prendo come al solito un punto materiale che, come al solito, chiamo P0. Bene, quello che io non voglio è quello che sto per disegnare alla lavagna, e cioè che il trasformato di P0 possa sdoppiarsi, possa essere più di uno. Cioè io voglio che a un P0 corrisponda a un'unica X, corrisponda un'unica Y. Quindi ve lo faccio vedere in questo senso perché è più chiaro e più intuitivo. Quello che non voglio è che a P0 possano corrispondere due Y differenti.
questo no, non lo voglio. Bene. Cioè che a un punto materiale nella configurazione di fermata corrispondano due possibili posizioni, cioè come se il punto si potesse dividere in due punti separati e andare in due posizioni diverse. Va bene? Allora, questa è un'ipotesi che è abbastanza naturalmente importante, mi sembra, immagino, assolutamente ragionevole. Però, voglio dire, vi voglio anche far capire che non è un'ipotesi assolutamente strettamente fisicamente, come dire, obbligatoria. Guardate questa barretta, no? Questa è la nostra barretta di gesso. Immaginate un punto che sta all'interno di questa barretta di gesso, lo immaginate? Benissimo. Io adesso che faccio? Prendo la barretta di gesso e la spezzo. Allora, che è successo? Che a questo punto che stava su queste due superfici, che prima erano ovviamente un punto unico, una volta che l'ho spezzato, questo punto unico è andato a finire in due posti diversi, uno da una parte e un altro dall'altra. Ok? Quindi effettivamente con questa cinematica, bene, abbiamo violato questa condizione di monocromia. Bene, abbiamo fatto quello che qua, diciamo, non vogliamo fare. Va bene, quindi noi dobbiamo pensare che questo tipo di cinematica è esclusa. Non c'è, non la possiamo studiare. Va bene? Altra richiesta, sempre guardando un attimino la sequenza. L'altra richiesta è che questa funzione y sia localmente invertibile. Invertibilità locale. Bene. Che significa invertibilità locale? Che io almeno, se sto in un punto P0, nell'intorno del punto P0, voglio che questa funzione possa essere invertibile. Ok? Va bene, allora io mi scrivo questa funzione y, che dipende sempre da x e t, e per invocare l'invertibilità locale di questa funzione devo fare il gradiente. Calcolo il gradiente di questa funzione. Allora introduco quello che si chiama gradiente della funzione cambiamento di configurazione. Gradiente scrivo direttamente di y. Y è la funzione cambiamento di configurazione, come vediamo qui. Bene. E per prima cosa dobbiamo imparare a capire come si fa questo gradiente. Va bene? Allora, per fare questo gradiente, ovviamente, la cosa più semplice che possiamo immaginare di fare è quello di introdurre un sistema di riferimento. Va bene? Pensare a delle coordinate, bene, del sistema di riferimento del vettore x e del vettore y, e capire che in realtà quando diciamo questa cosa, quando stiamo introducendo questa funzione in un sistema di riferimento, noi abbiamo y1, y2, lo sposto un po' più in basso, no? E y3, che sono le tre componenti del vettore y, perché siamo nello spazio di R3, d'accordo? E queste tre componenti del vettore y, ognuna ovviamente da che cosa dipende? Dipende da x, che a sua volta è il vettore, che una volta abbiamo introdotto un sistema di riferimento lo possiamo rappresentare attraverso le sue componenti in quel sistema di riferimento, e cioè y1 è una funzione di x con 1, x con 2, x con 3 e naturalmente sempre del tempo. E così ancora y2 è una funzione
ancora di x con 1, x con 2, x con 3 e ancora del tempo, e ovviamente anche y3 ha la stessa dipendenza. Bene. Che significa allora, ritorniamo a quello che dicevamo prima, che significa fare il gradiente di U, di Y? La funzione cambiamento di configurazione. Che cosa significa? Il gradiente, lo sapete, il gradiente sono le derivate, no? Il gradiente sono le derivate. Noi siamo abituati a avere, per lo più immagino che voi siete abituati ad avere una funzione di una variabile, bene, e fate la derivata di quella funzione rispetto a quella variabile, no? Quindi, non so, abbiamo la funzione f di x, il gradiente non è altro che la derivata, va bene, quindi il gradiente è df su dx, la derivata. Allora, qua in realtà abbiamo tre funzioni, che dipendono da tre variabili. Allora, il fatto che c'è una funzione possa dipendere da più di una variabile, questa cosa penso che neanche questa vi possa stupire più di tanto. Cioè, se abbiamo una funzione f che dipende da x e da y, noi possiamo fare la derivata di f rispetto a x oppure la derivata di f rispetto a y. Questo ci sembra una cosa assolutamente normale. Come le chiamiamo queste? Derivate parziali. Le chiamiamo le derivate parziali. Quindi questo significa che noi possiamo fare le derivate parziali delle funzioni y1, 2 e 3 rispetto a ognuno di queste tre variabili x1, x2, x3. Va bene? Allora, il gradiente è, come dire, l'assemblaggio di tutte queste possibili variazioni del vettore y rispetto a tutte le possibili variabili. Il gradiente di un vettore è una matrice, in realtà è una matrice che ha questa forma, gradiente di y è uguale y1 derivato rispetto a 1, quando io metto la virgola significa che sto facendo la derivata parziale rispetto a x con 1. Quindi questa notazione mi dice che sto facendo la, chiamiamola, qui poi la cancello, se io scrivo y i virgola j, intendo dire la derivata di y con i rispetto ad x con j. Ok? Quindi 1, 1 significa sto prendendo la funzione y1 e la sto derivando rispetto a x con 1. Ok? Quindi la prima riga, va bene, di questa matrice rappresentativa del gradiente di y, la prima riga contiene le tre derivate parziali della funzione y1, ok? La seconda riga conterrà le tre derivate parziali della funzione y2 e così via. Adesso ce la costruiamo, la scriviamo tutta. Allora, questa è la matrice rappresentativa del gradiente della funzione cambiamento di configurazione, ok? D'accordo? E qual è la nostra richiesta per rendere localmente invertibile questa funzione? La nostra richiesta è che questo gradiente abbia determinante diverso da zero. Quindi la richiesta è questa. Scusatemi, questo gradiente del cambiamento di configurazione normalmente si indica con F maiuscolo. Bene? Con F maiuscolo. Quindi io scrivo determinante di F diverso da zero.
d'accordo? Perché questo ci assicura l'invertibilità locale? È una cosa semplice, perché vediamolo qua sotto piccolo piccolo, va bene? Dy è il differenziale della funzione vettoriale y, è un differenziale. Che qual era la differenza tra la derivata e il differenziale? Il differenziale altro non era che la derivata dell'incremento. Vi ricordate? Io voglio fare, cioè, la funzione f di x, voglio fare il df, la df, il differenziale di, della funzione, è uguale a f' di x. Ok? Ci siete? Lo ricordate? Allora, il dy a questo punto non è altro che uguale al gradiente per l'incremento. Va bene? Per l'incremento. In altri termini, il gradiente di y l'abbiamo indicato con f, f di x. Bene. Avere l'invertibilità locale significa che f sia invertibile in maniera tale che possiamo ricavare dx in funzione del dy. E naturalmente noi questa operazione di inversione la possiamo fare se il determinante di f sia diverso da 0. Va bene. C'è un'altra cosa da aggiungere ancora su questo, sempre questo fatto dell'invertibilità locale, perché in realtà questa condizione si può ancora di più restringere. Si può restringere. Infatti, pensiamo al caso in cui y è uguale a x, cioè quando la configurazione è ancora quella indeformata, cioè sono al tempo 0, va bene? Sono al tempo t uguale 0. Bene, l'abbiamo chiamato t0, non 0, va bene? Sono al tempo t0, la configurazione attuale è quella indeformata, sono ancora al tempo t0, per cui la posizione del vettore, come dire, la posizione, scusatemi, del punto nella configurazione deformata coincide con quello indeformato, perché sono ancora al tempo 0. Ci siamo? Benissimo, allora se y è uguale a x, uno si domanda il gradiente di y, cioè la f grande, a quanto è uguale? Cioè è una matricetta sempre 3x3, va bene? È una matricetta 3x3, a quanto è uguale? È semplice, dobbiamo a questo punto pensare che qui y1 è esattamente uguale a x con 1, quindi sto facendo la derivata di x con 1 rispetto a x con 1, ma la derivata di x con 1 rispetto a x con 1 è 1, quindi qua sicuramente c'ho 1, va bene? Poi qua ho sempre che y1 è uguale a x con 1 e sto facendo la derivata di x con 1 rispetto a x con 2. Ma quanto vale la derivata di x con 1 rispetto a x con 2? 0. Vale 0, perché sono variabili indipendenti. E allora avete più o meno capito tutto il giochino, eh? Che qua è 0, qui è 0, qui è 0. Va bene? 1, 0, 0. Ok? Andiamo sulla seconda riga
e ovviamente penso che avete capito come funziona il giochino, dovete pensare che questa y2 è uguale a x2, faccio la derivata di x con 2 rispetto a x con 1 è 0, la derivata di x con 2 rispetto a x con 2 è 1, e così via. E quindi oramai possiamo scriverla tutta quanta. Cioè, se noi andiamo a calcolare la matrice F nella configurazione indeformata, cioè all'inizio dei tempi, questa matrice S F ci viene, come si chiama questa matrice con tutti i uni sulla diagonale principale? L'identità. Ci viene l'identità. E se volessimo calcolare il determinante di F in questo caso, quanto, a quanto sarebbe uguale questo determinante di F? 1, che ovviamente è certamente maggiore di 0, senza dubbio è maggiore di 0. Va bene? Allora, adesso immaginate, ci abbiamo in questo punto, siamo al tempo t0, siamo nel punto p0, bene, e all'inizio dei tempi naturalmente uno in quel punto si sta calcolando la f, il suo determinante, viene 1. Il tempo, ahimè, passa, le configurazioni cambiano, ma possiamo ancora una volta, istante per istante, andarci a calcolare, sempre nello stesso punto, la f, bene, e il suo determinante, che sappiamo che non può mai essere 0, abbiamo questa condizione qua. Non può mai essere 0. Allora, questo fatto che inizialmente il determinante è 1, cioè è strettamente maggiore di 0, e che contemporaneamente la f deve avere sempre un determinante che è diverso da 0, fa sì che lungo tutta la storia di evoluzione e della variazione delle configurazioni, questo determinante debba essere sempre maggiore di 0. Perché non potrà mai essere zero, e quindi non potrà mai invertire il proprio segno. È chiaro? Quindi, alla fine, questa condizione diventa determinante di F strettamente maggiore di zero. Ok? A questo punto, voglio dire, ci sono altri requisiti. Bene. E per scrivere gli altri requisiti io cancello questa parte, lo cancello anche in altre deformazioni. Anche questo requisito ve lo voglio far vedere di nuovo con un'immagine, eh? Con un'immagine, va bene? Come abbiamo fatto per la monodomia, eh? Con un'immagine di quel che non deve accadere, quello che non deve accadere. E cioè, il requisito è monodromia dell'inversa. Allora ho sempre questo corpo nella configurazione C0, nella configurazione C. Bene, immaginiamo di prendere due punti distinti nella configurazione C0, due punti materiali, va bene? P0' e P0'. Ovviamente anche questi saranno individuati da vettori posizione che saranno x' e x'. Bene. Quello che non voglio,
quello che non voglio è che questi due punti si possano trasformare in un unico punto, cioè possano collassare tutti quanti, tutti e due i punti in un punto P. Va bene? Significherebbe che ognuno dei due ha avuto uno spostamento che convergeva nella stessa posizione. Questa non la voglio. Che significava da un punto di vista fisico? Che poteva significare questa eventualità? Che abbiamo due punti che inizialmente stanno in queste due configurazioni. Immaginatevi che c'è tutto un segmento tra questi due punti, va bene? Già abbiamo introdotto, no, la condizione di continuità, eh? Quindi abbiamo tutto un segmento, tutti i punti che saranno là in mezzo dovranno fare quello che stanno facendo i punti vicini, eh? C'è una condizione di continuità. Quindi abbiamo questi due punti e quando andiamo nella configurazione deformata questi due punti collassano nella stessa posizione, significa che tutto il segmento si è schiacciato in un'unica posizione. Questo che significa? Che c'è stata sovrapposizione di materiale, tutto il materiale si è accartocciato, completamente tutto quanto in un'unica posizione, e questo non è fisicamente accettabile, eh? Mentre questa condizione di monocromia potrebbe essere da un punto di vista fisico accettabile, va bene? Però non la vogliamo descrivere perché ci complica troppo il modello per il momento, no? Questa condizione, questa è veramente inaccettabile, eh? Questa è la condizione di, l'ho scritta come monotonia dell'inversa, ma è una condizione di impenetrabilità. Bene, posso pure dire. È una condizione di integrazione. Allora, mettendo insieme, scusatemi, queste due condizioni, la monotonia e la monotonia dell'inversa, ovviamente vuol dire che la funzione è bionivoca, è assolutamente bionivoca, cioè un punto non può andare in due dall'altra parte, e così a un punto non possono corrispondere due dalla parte iniziale. Quindi significa sostanzialmente a un punto corrisponde un punto all'altra parte, basta. Vado e torno, torno e vado, 1-1, 1-1, bene? Il che significa che è bionivoca, è un'applicazione bionivoca. A un punto corrisponde un altro punto posizione, sto parlando, a una posizione di un punto materiale corrisponde un'altra posizione di un punto materiale, basta. Va bene? Ultima condizione che abbiamo è sulla derivabilità. Della funzione y, e sto intendendo la derivabilità naturalmente rispetto alla variabile x, cioè rispetto a x1, x2, x3. Bene. Va bene, su questo siamo piuttosto elastici, nel senso che diciamo che questa funzione è sufficientemente derivabile in maniera tale che ogni volta durante l'analisi che faremo noi avremo bisogno di una derivata, la possiamo fare, siamo autorizzati a farlo, è sufficientemente derivabile. Vedremo che arriveremo a derivate terze di questa funzione, va bene? Quindi deve essere sicuramente derivabile almeno tre volte, va bene? Va bene, allora questa diciamo era assolutamente l'introduzione.